Ciao ragazze, oggi sono arrivata a Vinci, che io vi avevo già detto che venivo a Vinci, in un paesino qua vicino a Firenze, e ci abbiamo impiegato 4 ore con la macchina, adesso siamo qua a mangiare un panino, dopo andiamo all'albergo. Siamo arrivati a Vinci e stiamo visitando qua il posticino, adesso non mi vedo più, ok, è un posto molto tranquillo, però fa anche molto caldo. Quindi non vedo l'ora di, e adesso mi vedo più, devo tornare indietro, perché sennò perdo anche i miei genitori. E adesso dobbiamo andare a visitare, però fa molto caldo, quindi non vedo l'ora di arrivare all'hotel, perché c'è anche la piscina. Allora, ciao ragazzi, questo è il nostro appartamentino. Qua c'è il letto mio e di mio fidanzato, e là dorme mia sorella. Il tappeto, tavolo, un piccolo tele, le sedie. Poi qua abbiamo il bagno. Poi la camera dei miei genitori. E adesso piove fuori. E non si può usare la piscina. Usciamo fuori. Tre candeline. Una porta alla stanza numero 10. Noi abbiamo la stanza numero 9. È un agriturismo comunque molto, non so, tranquillo. Poi anche abbastanza, ha uno stile abbastanza vecchio. Come è fatto? Adesso devo andare giù a prendere la password del wifi, ma fuori piove, quindi non mi si è staccata anche l'unghia, mi fa un male. Sentite ragazze, che bello. Niente, la password del wifi non c'è. Cioè, non c'è la persona, non c'è nessuno, perché devo ritornare su senza password del wifi, che è un vero incubo. Oh, ciao vicino, ciao, ma quanto sei bella, non ti piace neanche a te la pioggia? No, non ti piace, mamma. Ciao, buono, ciao amore. Oh, che bella vista, anche se piove, è bellissimo qua. Niente, penso che dovrò rientrare. Ciao amicina, ciao, ciao, ciao. Sono aspettate che devo guardare, le 8 in punto. Ci siamo svegliate verso le 6 di mattina perché io ho fatto un sogno brutto, quindi mi sono svegliata prima, però vabbè. E adesso dobbiamo andare a fare colazione, ma prima vi faccio vedere la bella vista dal nostro balconcino. C'è anche un gallo che canta. Ma che bella giornata oggi. Non c'è mica il sole, non si vedrà niente. Ma è troppo bello. Soprattutto la piscina. Non vedo l'ora di tuffarmi. Ieri abbiamo fatto il bagno, ma l'acqua era un po' troppo fredda. Siamo nel museo di Leonardo da Vinci. Qua sono tutte le sue invenzioni, tipo questa che è il filatui a ruota. Ok, diventerò anche una storica adesso. Quindi questa cos'è? Aspetta.
e un filatoio ad aletta. Sono tutte le sue invenzioni, a parte che il museo è anche abbastanza grande, quindi avremo un po' da girare. Cos'è questa macchina anche qua? È un battiloro meccanico, però non saprei a cosa servirebbe, per magari per battere qualcosa. Allora, qua c'è scritto qualcosa, ma strumenti sembrano fili d'oro. Ah, sono fili d'oro quelli. Oh mamma mia, me li prendo a casa. Abbiamo appena finito di visitare il museo dove ci sono tutti i disegni, tutte le schizze di Leonardo da Vinci. Non mi vedete più, mamma mia, sto sole. E adesso stiamo andando alla sua casa. Stiamo ancora visitando il museo. Questa è la vista che c'è sopra. Perché il museo non si possono fare le foto, quindi niente. In casa tutto il paesino sotto e il mega uccello con un cucchiaio in mano e un cane giù. I negozietti, qua c'è tutta la via. Stiamo salendo 150 scale per andare in su, per andare in su. Non si vede niente. Non mi cade il telefono. Ok. Stiamo andando su. Oh, aia. Sono quasi arrivati. Ci manca poco. Ci manca poco. Oh, mamma. La bella vista da su. Ok, qua tutti gli alberi, le case, parcheggio. Ciao ragazze, siamo alla casa di Leonardo da Vinci, ma ovviamente dentro non si possono fare video, foto, quindi qua è tipo una stanza di fuori, non è che non c'è niente qua, ci sono solo le sedie, però comunque è molto bello qua, ci sono, cioè, molto storico, nel senso, sono tutte le sue cose, così è abbastanza carino per chi ama la storia. Ciao ragazze, oggi dovevamo andare a Pisa e invece siamo rimasti qua perché mi sono infortunata, sono caduta in un fosso, avevo sulle zeppe, anzi sono saltata in un fosso con le zeppe alte 10 cm e mi sono slogata al piede. E niente, siamo qua bloccati, domani torno a Brescia e niente, dovrò andare all'ospedale. Quindi, yeah, che belle vacanze. Poi per niente, per il resto niente. Ecco, questa sarebbe la situazione. Che fashion. Beh, comunque, anche se sono stata bloccata oggi perché in pratica non sono uscita, sono stata sdraiata tutto il giorno, almeno sono stata a prendere il sole, quindi non è così male. È un po' perché faccio fatica a camminare, però penso che fra qualche giorno tutto a posto. Spero. Se magari ho un osso rotto piccolino, non lo so, però per adesso riesco un po' ad appoggiare il piede, quindi
Dai, tutto bene.